Dunque, innanzitutto è una ricetta tratta dai nostri ricettari di famiglia, che erano tutti scritti a mano, è un dessert anche molto spettacolare, quindi gradevole anche dal punto di vista estetico. Si chiama pere con la sfoglia. Si prende quindi una pera e si comincia a pelarla, come sta facendo Elena. Una volta pelata, la metti nella pentola, poi gli metti un po' di vino rosso, perché deve cuocere nel vino rosso, e la fai cuocere per quanto tempo più o meno cuocerà? Credo Un quarto circa un d'ora. quarto d'ora, viene cotta per un quarto d'ora. Si mette un po' di salvia e un pochino di zucchero nella cottura, quindi vino, salvia e zucchero nella cottura a fuoco medio per circa un quarto d'ora. La pera cotta, ecco, vedete, bella rossa perché c'è il vino rosso che l'ha colorata. Ora guarniamo la pera cotta, viene guarnita da striscioline di pasta sfoglia. Praticamente la rendiamo ancora più gradevole ma anche spettacolare. E quindi facciamo questa guarnizione intorno alla pera. Ecco, perfetto, come un nastro, come se voi aveste un nastro, la guarnite in questo modo. Poi tutte queste pere vanno nel forno per quanti 10 minuti? minuti, Mi pare per, a 200 gradi. 200 gradi, quindi al massimo del calore, perché deve cuocere bene la sfoglia. A 200 gradi la mettiamo nel forno. A questo punto tiriamo fuori la pera dal forno e cominciamo a guarnirla con una foglia vera, quindi mettiamo una foglia vera. Poi gli mettiamo un po' una finitura di zucchero a velo, una nevicata di zucchero a velo. E poi vi facciamo vedere, questa è impiattata singolarmente, ma invece vi facciamo vedere il piatto di portata, così capite la spettacolarità in cui dobbiamo solo aggiungere lo zucchero a velo. Ecco, qui vedete il risultato finale, aggiungiamo la nevicata. Oltre a essere spettacolare, è anche molto buono, è buonissimo perché la pera, il gusto della pera dolce è mitigata dal vino, quindi è anche un sapore molto gradevole. La foglia fresca, la foglia vera, rende l'idea della primavera, infatti questo è un piatto dedicato ai giorni di Pasqua, quindi c'è un mix, la foglia presa dal parco, dà rinomanza anche ai nostri frutteti, alle nostre coltivazioni. Il vino della zona, questo è un vino Roero, qui per l'Orbo è a 2 km dal Roero, quindi un Roero rosso abbiamo usato anche per dare risalto ai prodotti del territorio. Il Piemonte è rinomato in tutto il mondo per i propri vini. E la sfoglia rende croccante, quando uno taglia la pera, al croccante della pasta sfoglia cotta a giusta cottura. Questo è proprio un po' il segreto di non sbagliare anche i tempi di cottura.